È appena successo un bug che non mi era mai successo. I bottoni dell'ascensore sono finiti là sopra. E ora come lo schiaccio? Ora che ho spostato tutte queste cose qua, in questo posto manca qualcosa. Ci vorrebbe una decorazione per tappare il muro. Direi che una bandiera va più che bene qua, no? Preston, dove ti nascondi? Eccoti, ho un altro regalo per te, Preston. Ecco a te, mettitelo. Beh, Preston, devo ammettere che rispetto alla tua solita aria da bamboccione che avevi prima, sei un signor uomo ora. Mi ero ripromesso di non fare più Casa Sanctuary, ma beh, mi son fatto prendere la mano. E quindi sì, questo sarà il nostro storage per le nostre armature atomiche. Su 4 livelli addirittura, pensa te. Tutte con le armature esposte quando ce le avremo. E se mi mancherà lo spazio, dite voi, beh, potrei sempre allargare il piano e mettere altre armature atomiche. Se non hai mai visto Grey Garden, dovresti farci un salto. È tutto gestito da robot. Oh, fantastico. Ma tu perché sei qui e non al tuo posto? Credo di sapere la risposta. In teoria lui dovrebbe essere là sopra, ma per qualche motivo non riesce a salire le scale e quindi è qua giù. Ah, incredibilmente questa cosa su PlayStation andava però. Prima di continuare con tutte le missioni incredibilmente lunghe e pallose, nota, sono riuscito a rimettere a posto i bottoni, voglio fare una cosa. Preston, ti voglio chiedere di rimanere qui. Restatene qua a Sanctuary. Se hai bisogno, sai dove trovarmi. Assolutamente, ti ho dato della roba bella, vedi tu. Codsworth, tu vieni con noi oggi. Serve qualcosa, signore? Assolutamente, che vieni con me. E come vi dicevo, prima di iniziare a fare tutte le missioni del cacchio per aiutare i Minutemen e andare avanti con la storia, voglio andare insieme a Codsworth ad aiutare un'altra amica. Prima però c'è una cosa che voglio fare per cercare di aiutare a salire questi cretini qua sopra. Ah, ma guarda, ce l'ha fatta a salire allora. E allora sei un bugiardo, scusami. Non è vero che non riesci a salire, sei solo pigro. Va bene, lasciamo perdere, mettiamo giù questo. Mettiamogli un po' di scale così sanno almeno come salirci. Ed ecco qua, ora sì che sembra una salita vera e propria. Sembra un bel piccolo rialzo, giusto per renderlo ancora più sicuro. Si sa mai che i coloni siano stupidi e cadano. Gli metto anche le barriere. Oh, guarda che bello che è ora. Ora sì che ha un senso logico. Dovrei, non lo so, decorarlo magari. Qua sopra probabilmente ci farò qualcosa. Tipo, boh, i mercatini? Può essere un'idea. E renderò questa casa la casa dei mercanti, certo. Questa è un... potrei mettere... Oh, potrei mettere qualcosa di cucina qua dentro. Bella idea, bella idea. Oh, il bar, potrei fare il bar qui in quest'angolo. Ah, giusto, Dogmeat, scusami, ti ho preso... Occhi aperti. Lo scouter prima. Ecco a te, te l'ho fatto rosso. Ti sta molto meglio, anche se il viola, in realtà non ti stava male. Ma il rosso ti dona. Forza, ragazzi, dobbiamo andare. Oh, ho un livello in più. E io farei che gli steampack ci curano di più. Ad ascoltare la richiesta della carovana. Emergenza della carovana. Questa è una richiesta di soccorso. Sì? La nostra carovana è stata attaccata da robot ostili e abbiamo urgente bisogno di aiuto. Ok. Siamo a est della Watts Consumer Electronics. Se certo. Qualcuno sente questo messaggio, ci raggiunga subito. Arrivo, allora, parto subito. Aspetti il messaggio. Parto subito. Sì, signore. Trova la carovana, va benissimo. Vediamo dove si trova. Si trova qui in questa zona vicino al Must Gravel Sands. Sì, non ho un punto molto vicino, quindi probabilmente partirò da uno di questi. Forza allora, è il momento di partire. Hanno richiesto il nostro aiuto. Stiamo finalmente facendo progressi, signora. Il signor Valentine sembra un buon detective. E tu come lo sai, Codsworth? Mi sento abbastanza minacciato con questa lama in faccia. Super mutanti, ma pensa un po' che bello. Aspetta. Vai via da me. C'è uno esplosivo e gli stavo per andare in faccia con un Keyblade. Porca miseria. Non lo vedo. Dov'è quello leggendario? Eccolo lì.
Oh, ma tanto ci crepi, eh. Vai tranquillo che... Ecco fatto. Vediamo che cosa aveva. Un double barrel shot. Ricarica punti azioni in seguito a un colpo critico. Niente di eccezionale. Peccato che quello suicida è esploso. Meglio metterlo via. Si sa mai che possa tornare utile. C'è una pistola nel cesso. Che bello avere un Keyblade, porca miseria. Siamo quasi arrivati. E vedo già qualcosa che non vorrei vedere. Delle esplosioni. Ah, siamo anche arrivati alla VATS Electronics. Benissimo. E allora... Aspetta, ti aiuto subito. Aspetta, chi è il prossimo? Madonna mia. La cattiveria. No, perché non posso fare una foto in un momento così bello? Porca miseria. Certo che mena, eh. Certo che mena sto Keyblade. Dove sei? È morto? Credo di sì. Ma è rimasto in aria. Ah, ecco appunto. Ehi là, tutto bene? I miei amici non ce l'hanno fatta. Grazie per il suo aiuto. Credevo che per me fosse ormai finita. No, tranquilla, ho sentito il vostro messaggio. Stai bene? Fisicamente il danno è minimo, ma rilevo tristezza e rabbia per la perdita dei miei amici. Ti capisco. Sembrerà strano detto da un robot, ma erano la mia famiglia. Non c'è nulla di strano, Ada. Grazie ancora per i tuoi sforzi. Anche loro ti avrebbero ringraziato con il cuore. Beh, mi fa piacere. Mi dispiace per la tua perdita. Mi dispiace per la tua perdita. Mi chiamo Ada. Questo era il terzo attacco da parte di quei robot. Eh beh, certo che è piaciuto a Cogsworth. Nonostante i potenziamenti ai circuiti bellici e di rilevamento apportati da Jackson, non sono riuscita a difendere. Immagino. Devono avervi attaccato per qualche motivo. Forse facevo parte di quel motivo. Oltre a me, Jackson aveva creato Turing, Hertz e Porter. Urz, mi sa che è salvo, Sarebbero parti di ricambio eccellenti. Immagino. Sapevamo del rischio di incontrare questi robot ostili durante la nostra permanenza nel Commonwealth. Se solo ce ne fossimo andati via. Beh, se ora non è un posto dove andare. In ogni caso non lo potevate sapere. Non potevi immaginare che sarebbe successa una cosa simile. La probabilità di subire un attacco era alta. Avrei dovuto accelerare la nostra partenza. Però non l'hai fatto. Voglio giustizia per i miei amici e impedirò a quei robot di causare altri danni. È ora di scoprire la fonte e affrontare il loro leader, il meccanista. Il meccanista? Chi è? Chi è il meccanista? L'unica informazione che ho proviene dalle trasmissioni degli iBot, quelle false dichiarazioni di pace e giustizia. L'unica verità è che quei robot diffondono solo morte. Questo l'ho notato. Ha dimostrato la volontà di aiutare il prossimo, perciò le chiedo di aiutarmi a fermare questo meccanista. In cambio, le darò il progetto per costruire un banco da lavoro robotico tutto suo. Così potrà avvalersi di ulteriori risorse in questa missione. Ma certo, tu vuoi vendicarti, no? Ti vuoi vendicare, vero? Ammetto che il mio obiettivo è duplice. Fermare il meccanista permetterà di proteggere il Commonwealth e vendicare i miei amici. Non avrà pace finché questa minaccia non sarà distrutta. Glielo devo. Di recente abbiamo visto i robot del meccanista alla fabbrica General Atomics. Ah sì? Là potrebbero esserci informazioni sull'ubicazione del meccanista. Con il suo permesso vorrei venire anch'io. Certo, non c'è nessun problema. Andiamo, Ada. Ok, andiamo, Ada. Alla General Atomics si recuperano parti interessanti. È molto probabile che i robot siano ancora lì. Molto bene, andiamo a vedere allora. Minaccia meccanica. Che fine ha fatto Arz? Turing è qui, Arz? Dov'è? L'ho visto prima. Ah, Jackson. Se sei morto è tutta colpa tua. Eccolo qua, Arz. Alla fine è morto. E qui c'è Shades, o perlomeno quello che ne rimane. Vediamo, Ada vuole che vada alla General Atomics, che si trova un po' in culo al mondo. Voltak chiama. Ah, molto interessante. Peccato che io non risponderò allora. Idol Curiosity... voleva che io venissi qua, giusto? E allora proviamo a cercare il pezzo che ci serve. Sappi che non sei una persona stupida. Grazie. Ci hai messo un po' a capirlo, eh? Scusa, non intendevo insinuare che... Volevo Ada, potresti togliere quel braccio da Piper? Non è una cosa che direi a chiunque, ma ho notato che ci sai fare con le persone e avrei un problema. Certo, dimmi pure. Con mia sorella.
Nat. Vuole diventare me. Ok, quale sarebbe il problema? Ok, quale sarebbe il problema? Ho il terrore che voglia seguire le orme della sorellona. Beh, è molto probabile. Ada, puoi togliere quel braccio dalla testa di Piper? Senza offesa, Blu, la sicurezza personale non è esattamente tra le nostre priorità. Questo è vero. Non voglio che mia sorella finisca come me, a schivare proiettili e scappare dalla gente a cui ho pestato i piedi. Anche per questo cerco di stare in giro il più possibile. Insieme a te, poi, è ancora meglio. Oh, è un complimento questo? Se mi faccio vedere poco, le passerà la voglia di imitarmi. Tornerebbe ad essere la dolce e innocente Nat, cittadina modello che consegna i giornali. Cosa devo fare, Blu? Forse dovresti dirglielo. Devi solo volerle bene. Devi solo volerle bene. Ami la tua famiglia. E so che non vuoi allontanarla. Potresti perderla per sempre. Hai ragione. Non posso farlo. Esattamente. Grazie, chi avrebbe mai immaginato che avrei viaggiato con una persona così interessante? Una persona più vecchia di te, tra l'altro. La nostra amicizia è molto importante per me, sai? Ed è solo amicizia questa? Solo amicizia. Perché non ti sento parlare? Sei rimasta sconvolta? Comunque sì, inizia proprio a far caldo. Comunque, Piper, grazie per avermi ascoltata. Mi sono tolta un peso. Allora, riprendiamo il viaggio? Assolutamente. Vediamo se riesco a salire. Ecco fatto. Con un po' di ingegno, alla fine ce l'abbiamo fatta. Forse non c'era bisogno di ucciderlo, ma va bene. Oh, quanta polvere! Vorresti pulire, eh? Stiamo cercando qualcosa di cui non sappiamo neanche la forma. Non riuscirò a forzarla. Questo è vero. Però magari se ti aumento il livello, forse ce la puoi fare. Che ne dici? Ecco fatto. Bene. Hai visto? Ce l'hai fatta alla fine. Oh, ma guarda, una mini nuke. E tutto questo ci ha portato solo alla mini nuke. Bene. Vabbè, non importa. Fa sempre bene avere scasso alzato. Dovremmo preoccuparci presto di aumentare anche hacking, allora. E qui abbiamo trovato un bel po' di nuke a cola. Wow. Buone le nuke a cola. Come faccio a sapere che cosa sto cercando se non so neanche cosa sto cercando? Ah, ma guarda un po' che culo. Eccolo qui. Sei pronto per analizzare il gadget che hai trovato? E la madonna, quanta luce! Ma c'era bisogno! Oh, è finita! Stavo per diventare cieco! Hai eseguito correttamente la scansione del gadget. Alcuni circuiti devono essere sostituiti, questo è chiaro. Bisogna trovare alcuni pezzi di ricambio, nessun problema. Ma per metterli assieme, diciamo che è complicato. Sembra che il prossimo passo, e si spera, sia individuare uno schema tecnico o un progetto. Forse il punto migliore da dove cercare è il quartier generale della Voltec. Se non troviamo nulla di utile, forse dobbiamo andare al laboratorio di Cambridge. E allora, al quartier generale della Voltec. Prima però finisco di depredare questo posto. Una porta da aprire con un terminale. Che cosa nasconderà? Dove sei? Ti ho sentito, eh? Eccolo qua. Uno scarafaggio. E al suo interno un'altra rivista. Include il codice sorgente per hackerare un Protectron. Codici sorgenti? Direi che per il momento possiamo uscire, allora. L'hai visto? Che cosa? Ho solo sentito un grosso rumore, ma non ho visto che cos'era. Dobbiamo vedere se qualcuno si è fatto male, giusto? Direi di sì, ma non so dove. Eccolo lì! Stavolta l'ho visto! Non pensavo che avrei mai visto questo evento. Oh, ma oggi ci facciamo dei nuovi amici qui, eh? Aspetta che ti aiuto! Fermo del perimetro! Ecco fatto! L'ultima kill l'ho fatta io! Dove sono? Dove... Ah, quante cose stanno succedendo! Succedono troppe cose! Madonna mia! Hai sentito? Abbiamo compagnia! Lo vedo! Dammi un attimo!
Dove siete? Qualcun altro ne vuole un po'? Eh? Signor Dance, le chiedo scusa, io non volevo apparire ora. Siamo grati per l'aiuto, Cinque. Ma di un po', cosa ci fai qui? Stavo solo passando io. Sono della disinfestazione. Sono della disinfestazione. Ho sentito dire che avete avuto un problema con i ghoul ferali. Evitare le mie domande è un ottimo modo per farti cacciare dalla base. Provieni da un insediamento locale. Perché tutte queste domande? Perché tutte queste domande? Dopotutto vi ho aiutato contro quei ghoul ferali. Hai ragione. Perdona la diffidenza. È che abbiamo avuto diversi problemi da quando ci siamo stanziati. Lo immagino, siamo Dance. Siamo trovati sotto attacco sin dal nostro arrivo nel Commonwealth. Se vuoi restare, una mano in più ci farebbe davvero comodo. Vi aiuto, ma prima mi devi dire chi sei. Continuerò ad aiutarvi, ma prima mi devi una spiegazione. Coraggio, parla. D'accordo. Sono il paladino Dance, della confraternita d'acciaio. Quelli laggiù sono lo scriba Aelen e il cavaliere Rhys. Siamo in ricognizione. Ma mi ritrovo con un uomo in meno e le nostre provviste scarseggiano. Hai bisogno di una mano? Un SOS ai miei superiori, ma il segnale è troppo debole per raggiungerli. Signore, posso? Prego. Ho modificato la torre radio sul tetto della stazione di polizia, ma temo che non sia sufficiente. Ci serve qualcosa in grado di amplificare il segnale. Il nostro ad esempio cosa? È la ArcJet Systems. Lì è custodita la tecnologia che ci serve. Il trasmettitore è d'ampio raggio. Ci infiltreremo nel complesso. Recupereremo il trasmettitore e lo porteremo qui. Che bella idea! Ti va di dare una mano alla confraternita d'acciaio? Va bene, facciamolo! Non c'è tempo da perdere. Muoviamoci! Splendido. Aelen, porta dentro Rhys e benda le sue ferite. Sì, signore. Rhys, quando ti sarai ripreso, voglio che controlli che il perimetro sia sicuro. Ci penso io. Ok, civile. È il momento di dimostrare il tuo valore. Entra nella stazione di polizia e fai rifornimento. Quindi avvertimi quando vuoi cominciare. Muoviamo, va bene, gente. Dance. Bene, ragazzone. Andiamo. Sì. Non era certo questo il giorno in cui volevo incontrarti, ma ehi, va bene lo stesso. Oggi abbiamo fatto scorta di amici. Allora, puoi sistemarmi oppure no? Non saprei, la tua prognosi non è delle migliori. Sarebbe più umano portarti fuori e spararti in fronte. Quanto sei carina, dottoressa. Smettila di agitarti, o non riuscirò a metterti queste bende. Avete bisogno di una mano? Gli altri. Come mai mi tratti così bene? Perché mi tratti così bene? Io non sono nella confraternita da molto. Una volta ero come te, me ne stavo per conto mio. Ah, so che eri una solitaria. Una persona che incontra e ti punta una pistola in faccia. Credimi, in fondo Dance è un bravo uomo. Un soldato fino al midollo. Non potrebbe vivere senza il protocollo. Immagino. E Rhys, beh, diciamo che ha la testa dura come un Mr. Gatto. Ed è appena passato dietro. Guarda che ti sento, eh. Sono brave persone, merce rara di questi tempi. Lo immagino. Ehi, tu, tutto bene? Ehi. Chi ti credi di essere, eh? Ehi, guarda come parli. Fai attenzione. Forse impareresti qualcosa. Senti tu, io accetto consigli soltanto dal grande capo. Ricorda che qui sei solo di passaggio. E ricorda che tu stavi per morire. Ma guarda, delle frecce. Se mi dici che c'è anche un arco, mi fai felice. Eccolo qui l'arco. Che culo. Ti prego, fammelo vedere subito. Wow. Che figo. Mamma mia, che... Ma guarda anche come si muove. Ma che figata. Wow. Devo iniziare a fare un po' di frecce allora. E qui che cosa abbiamo trovato? Ma pensa un po'. Quando indossi uno zaino aumenti il peso di 5. E quando indossi uno zaino per la power armor aumenta di 20. Beh, grazie. Questi sono i regali che io apprezzo. Che cosa... i Night Stalker. Sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati. Stai buono. Dove sei? Mamma mia, che cattiveria. Con anche la freccia nel culo. Ma dai, il cucciolo. Ma poverino. Oh no. Che scena cattivissima. Che scena cattivissima. Ma proprio trunk, spaccato in due. Ah, i Night Stalker sono riusciti ad arrivare anche qui. Ed ecco qui dove si era schiantato quell'oggetto volante non identificato. Non avrei mai pensato di vederlo dal vivo, questo evento. Ed ecco dei Night Stalker. Ricordati alla
prendo a mazzate. Mamma mia, che cattiveria! Chi l'avrebbe mai detto che un Keyblade potesse essere usato in questo modo? Ehi, ma qualcuno ha perso liquido qui. E le tracce continuano. E conducono fino a questa entrata. Che cosa si nasconderà all'interno? Oh, mi sa che ci ha visto. O almeno ha sentito la nostra presenza. Ehi là. Tranquillo. Sono qui solo per ucciderti. Beh, grazie dell'Alien Blaster. Tra l'altro abbiamo trovato anche la rivista che ci potenzia quest'arma. Non male. Ah, poveraccio questo alieno. Il primo umano che incontra è un umano armato di ascia. Dogmeat, chi cacchio ti ha detto di prendere i miei oggetti però? Se sono appesi c'è un motivo, non devi prenderli. Va bene che è un bastone e tu sei un cane però. Mettiamo giù tutte le riviste nuove. Ecco qua, la nostra collezione sta aumentando piano piano. Per il momento mettiamo giù anche l'Alien Blaster. Arriverà il momento in cui ti utilizzerò. Che bello che è il Keyblade, cazzo. E finalmente iniziamo a costruire i nostri robot. Ada, ti dispiacerebbe venire qui? Cosa cazzo è questa roba? Perché c'è un body comunista? Ada, tesoro, ti renderò proprio un bellissimo robot. Ora ti cambio anche la testa. Ada mi sa tanto di occhi azzurri, con questa boccuccia simpatica e coi capelli sempre azzurri. Praticamente non ho creato Ada, ho creato Rem. Ti sistemo anche le braccia, ti cambio anche queste belle gambe. Anche se c'è una parte che probabilmente dovrei censurare. Non è che ho creato per sbaglio Rem. Questa è Rem, non è Ada, guardala. Oh, che figo questo. Peccato che mi serve fabbro di livello 3. Anche per questo, no. Devo aumentare Aspetta, posso farlo forse. Fermi tutti. Dov'è fabbro? No, livello 29. Però posso aumentare scienza. Sai che bello che la parte iniziale di tutto il gioco si basa solo sul potenziare cose che ti permettono di creare altre cose e non sull'effettivo potenziamento stesso. Ada, continuiamo la nostra operazione. Questa è disponibile. Quasi quasi ti metto questa. Anzi no, sulla mano sinistra ti metto una bella trivella. E sul braccio destro un bel cazzottone. Quando avremo Fabbro 3 ci penserò a sistemarti. Però ora... Guarda qui, Ada. Occhi aperti. Cosa posso fare qui per lei?